Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vediamo come collegare un monitor VGA per la videosorveglianza a distanza notevole, parliamo di decine di metri, dal DVR originario. Se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, non esitate a mettere like e iscrivervi al canale. Grazie. Come molti di voi sapranno, un Digital Video Recorder o DVR consente di registrare le telecamere di videosorveglianza su un hard disk e trasmetterle anche ad un monitor di controllo. Questo monitor di solito è collegato tramite un'uscita HDMI o VGA presente nel DVR. Queste opzioni di collegamento presuppongono che sia il DVR che il monitor di videosorveglianza siano molto vicini, esattamente della lunghezza del cavo VGA o del cavo HDMI. Ma che cosa fare se vogliamo collegare il nostro monitor lontano dal DVR, magari in un'altra stanza, e ad una distanza di decine e decine di metri l'uno dall'altro? Beh, sicuramente i cavi HDMI e VGA non potranno essere utilizzati per lo scopo. Tuttavia, se il nostro DVR dispone di un'uscita audio-video out, quella contrassegnata, possiamo utilizzare un altro sistema, cioè collegare tramite un connettore BNC un cavo d'antenna da far passare lungo le nostre canaline a disposizione fino all'altro cavo dove è presente il monitor e successivamente, nei pressi del monitor, inserire questo convertitore da audio video a VGA da inserire appunto nella presa VGA del nostro monitor. Se invece del monitor VGA abbiamo un monitor HDMI, possiamo utilizzare quest'altro convertitore da audio video ad HDMI, che è lo stesso concetto, e possiamo collegarlo al monitor con ingresso HDMI. Ma vediamo in dettaglio come funzionano questi convertitori. Questo è il modulo convertitore da audio-video input, cioè questa parte qui, quindi destro, sinistro e segnale video è il giallo, a cui andremo a collegare con un jack RCA l'ingresso video del nostro DVR e qui abbiamo l'uscita VGA a cui collegheremo il cavo del nostro monitor. Accanto all'uscita VGA è presente una presa stile cuffie per il collegamento dell'audio al monitor. Infine l'alimentazione con un alimentatore micro USB, in questo caso, andrà inserita in questo connettore laterale e questo selettore per selezionare la qualità da 1080 a 720. Se avete un monitor HDMI invece che VGA, i collegamenti sono esattamente gli stessi, quindi il giallo per l'ingresso video proveniente dal DVR, bianco e rosso per l'audio sinistro e destro. Vediamo all'atto pratico come realizzare questi collegamenti e qual è il risultato finale. Questo che vedete è il mio monitor di videosorveglianza a quattro canali, quindi quattro quadri contemporaneamente su un'unica uscita video. Questo è il convertitore monitor VGA e qui sulla placca del muro trovate l'arrivo del segnale video proveniente dal DVR che si trova al piano superiore. E chiaramente il nostro convertitore dovrà essere alimentato da un comune alimentatore anche da cellulare USB con l'apposito cavo da USB a micro USB presente sul convertitore. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a mettere like e iscrivervi al canale perché ho tantissimi altri video e se mettete un like ve ne sarò grato. Grazie mille e vi do appuntamento al solito al prossimo video.